Assessore, potrebbe essere la manifestazione che dà un po' il là alla stagione estiva, anche se l'estate naturalmente non c'è ancora, però ecco, è un appuntamento importante, soprattutto in chiave ripartenza, dopo tanti anni, dopo 2 anni di problemi e di varie problematiche che esistono ancora sul piano Covid e sul piano purtroppo della guerra. Però è un momento di spensieratezza questo Wine Festival. Sì, è vero, un momento di spensieratezza, ma soprattutto sono contento che questo Wine Festival apre di fatto la stagione estiva. Tra 2 giorni, giovedì, presenteremo ufficialmente tutto il calendario, un calendario che si snoda dall'8 maggio, da questa domenica, fino alla prima domenica di ottobre, quindi ritorneremo ad una situazione pre-Covid. Questa è la cosa più importante. Non è la cosa più importante solo perché ci si deve divertire, è la cosa più importante perché si deve ripartire anche a livello economico e anche a livello di turismo o comunque di eventi che possano portare la gente di nuovo nelle strade e la gente a fare cose, a compiere cose, non chiusi in casa. Quindi sono molto contento, anche perché il lavoro, devo dire, è stato duro, cioè non è stato semplice. Abbiamo avuto anche la stagione teatrale che è slittata sempre per problematiche Covid, quindi la normativa Covid, le normative in generale Covid sono sempre presenti, bisogna sempre tenere alta la guardia. Tutte le manifestazioni che ci saranno, tra cui ovviamente il Wine Festival, seguiranno, diciamo, queste disposizioni, però sono molto contento. Ecco, finalmente dopo 2 anni il calendario estivo e il calendario manifestazioni parte, e parte con questa bellissima novità del Wine Festival che va un po' a racchiudere anche qualche punto fondamentale del nostro programma, vale a dire l'enogastronomia, il mondo fieristico, ed è una manifestazione veramente anche importante proprio a livello logistico, cioè mette in atto molti protagonisti, e quindi insomma è una 2 giorni veramente importante. Molte location, tra l'altro. Il chiostro di Sant'Agostino, via Prosio, la pedonale nuova che è adibita proprio per queste manifestazioni, e il teatro comunale. Quindi, insomma, venite che ci sarà da divertirsi. Non solo perché è il Wine Festival, che è una manifestazione importante, lo è perché siamo veramente a quella che abbiamo parlato per tanto tempo, alla ripartenza in questo momento di maggio che preannuncia l'estate. Sì, in effetti. Sono passati questi 1 anno e mezzo di difficoltà, poi 6 mesi per quanto riguarda l'esondazione del fiume Roya, quindi la tempesta Alex. È il primo anno dopo tanto che organizziamo l'estate e tutto l'anno per quanto riguarda le manifestazioni. Siamo positivi e noi vogliamo che la gente inizi a uscire tranquillamente e che dimentichi tutto quello che noi abbiamo purtroppo dovuto subire in questo lungo periodo. Questa è la prima manifestazione importante, questo Wine Festival che noi facciamo qua a Ventimiglia, e a breve, giovedì, faremo un elenco di quelle che sono le manifestazioni che abbiamo realizzato, che proporremo alla città per quanto riguarda il Luglio Romano, per quanto riguarda l'Agosto Medievale, per quanto riguarda le Notti Bianche o Festa alla Marina. Abbiamo un bel calendario che parte da adesso, da questa prima manifestazione, come dicevo prima, che comincerà il 14 di maggio, fino ad arrivare alla stagione invernale teatrale. Cercheremo di dare ai ventimigliesi e non solo, anche ai turisti, la possibilità di passare qualche serata in allegria, sia sotto profilo folcloristico, ma anche culturale.